Ciao a tutti e benvenuti su Italian Food Net. Oggi vi propongo un crostino di pane con prosciutto crudo e mozzarella. Gli ingredienti per due persone sono una fetta di pane tagliata a metà, olio extravergine di oliva, 4 fette di prosciutto crudo e 6 fette di mozzarella. In una teglia da forno mettiamo il pane e aggiungiamo un po' di olio extravergine di oliva. Mettiamo in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 2-3 minuti. Passati 3 minuti, prendiamo la teglia dal forno e aggiungiamo sul pane la mozzarella e il prosciutto crudo. E allo stesso modo anche nell'altra fetta di pane. Aggiungiamo un po' di olio e inforniamo i crostini per altri 5 minuti. Prendiamo i crostini dal forno e li serviamo su un piatto da portata. Crostini, prosciutto crudo e mozzarella. Alessandro, italianfoodnet.com. Buon appetito!